Una mappatura digitale completa dei beni archeologici, dei siti e delle emergenze riferibili al mondo antico della regione Lazio, tra il IX secolo a.C. e il VI secolo d.C. Questo è l'obiettivo del progetto frutto di un accordo tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma, dal titolo Lazio Antico, una sorta di atlante storico del territorio che nasce per valorizzare la ricerca nel settore dei beni culturali grazie anche alla collaborazione degli enti locali e dei comuni. Lazio Antico nasce dall'idea che il mondo culturale deve produrre come il mondo industriale, cioè deve arrivare a dei prodotti. Sul tavolo c'è l'Atlante di Roma Antica nell'edizione americana appena uscita e noi vorremmo fare questo prodotto anche per il Lazio, in modo che Roma non sia isolata dentro le mura ma sia in rapporto con il suburbio e con il Lazio antico. Progetto interattivo che coinvolge il mondo delle scuole e delle università. A lavorare sul territorio saranno infatti ricercatori e studenti il cui impegno, attraverso l'ausilio delle nuove tecnologie, sarà quello di divulgare le conoscenze del patrimonio storico archeologico attraverso la pubblicazione di un atlante del Lazio antico. Di impegnare appunto giovani studenti, dottorandi, laureandi, specializzandi in un catalogo che poi diventerà un catalogo digitale di tutte quelle che sono le ricchezze, no, della parte a sud del Tevere, del Lazio, fra il IX secolo a.C. e il VI secolo d.C., quindi 15 secoli, un catalogo enorme, importante, che poi sarà la base per tutte quelle che saranno poi le ricerche, anche le politiche di valorizzazione di questo enorme capitale di cui l'Italia è ricca ed è fiera. Il progetto sarà finanziato attraverso borse di studio grazie a un contributo complessivo di 500.000 euro per un percorso di 3 anni.